Alessio oggi vuole fare il test FTP, tra l'altro un nuovo metodo, e quindi io che faccio? Non lo accompagno? Teoricamente dovrei essere fresco per fare questo test, invece oggi sarà il quarto giorno di fila, ieri ho fatto 100 km, quindi non è proprio il massimo, però vabbè, è importante farlo perché avere un valore di FTP aggiornato ci permette di impostare al meglio gli allenamenti e le nuove zone appunto di potenza e frequenza cardiaca. Quindi se volete sapere che test faremo a breve ve lo dirò, però mi raccomando, prima iscrivetevi al canale. Oggi parleremo di un nuovo test FTP perché Alessio ha scoperto, tramite un piccolo canale che parla di ciclismo, GCN Italia, che c'è questo nuovo test FTP. Quindi, dato che quello è un canale poco conosciuto, volevamo noi divulgarlo a tutto il pubblico. Quindi Alessio, spiegaci come funziona questo nuovo test FTP. Il test FTP funziona in questo modo, cioè quello che ho fatto io funziona in questo modo. Ho fatto un po' di riscaldamento, poi ho fatto un minuto a tutta e ho preso il wattaggio medio. Bravo. Minuto proprio a casa. Al 100%, a più che ne avevo. Poi ho recuperato 10-12 minuti di recupero e poi ho fatto 12 minuti di nuovo a tutta, cioè cercando di mantenere la massima potenza che potevo mantenere per quel tempo. Ok, in salita 12 minuti. Sempre in salita, sì, diciamo che la salita aiuta per mantenere insomma una costanza di pedalata uniforme. Ok, quindi uno, una volta che ha la media di un minuto, la media di 12 minuti, prende questi due valori medi, sì. Come si calcola l'FTP poi? Prima va calcolato un coefficiente che praticamente classifica e cataloga quanto poi dovremmo togliere all'FTP che abbiamo fatto sui 12 minuti. Il coefficiente si calcola facendo la divisione fra la potenza media ottenuta in un minuto sulla potenza media ottenuta dagli 12 minuti. Okay. E viene fuori un valore. Questo valore, se è inferiore a 1,6, allora dal valore della potenza media ottenuta sui 12 minuti dovremmo togliere il 6%, quindi 6%. Moltiplicare per 0,94 quel valore. Okay. Se il coefficiente è compreso fra 1,6 e 1,9, invece dovremmo togliere all'FTP dei 12 minuti l'8%, quindi moltiplicare quel valore per 0,92. Se il coefficiente supera l'1,9, la percentuale da togliere sarà del 10% e quindi dovremmo moltiplicare il valore dei 12 minuti per 0,9. Ok, questo serve appunto, dato che l'FTP è la potenza media che in teoria riusciamo a tenere per un'ora. Dato che noi abbiamo il valore dei 12 minuti, certo, bisogna diciamo togliere la componente anaerobica al test dei 12 minuti. Quindi uno più fa il minuto forte e più dovrà togliere il valore dei 12 minuti, perché significa che in quei 12 minuti la sua componente anaerobica ha influito molto sul valore. Esattamente. Io sono molto esplosivo, ho fatto un minuto a 6,50, 12 minuti a 3,23, quindi il mio coefficiente è superiore a 1,9, ho dovuto togliere il 10% da 3,23, quindi mi è venuta una potenza di FTP stimata di circa 290 watt. Invece io avevo un coefficiente di 1,8, perché ho fatto 5,47 sul minuto e 2,99 sui 12 minuti, e quindi ho dovuto togliere invece l'8% dai 2,99 e viene fuori un FTP di 275 watt. Ok, credo sia molto chiaro. 290 watt di FTP è il valore stimato più alto che sono riuscito a raggiungere nella mia vita ciclistica, quindi molto bene. L'unico problema è che da metà ottobre adesso ho preso ben 3 kg, quindi una volta scoperto il mio nuovo peso, diciamo che questo valore non è più così eccezionale, però 2,90 per adesso è il mio best. Fermi tutti, con questo peso ultimamente è stato un po' un casino, infatti nelle pesate precedenti al test oscillavo sempre tra i 66-66,5, quindi circa 3 kg in più rispetto ad un mese prima, mentre i giorni dopo aver registrato questo video il mio peso oscillava tra i 63,8 e i 64,2, quindi ho già riperso questi 2,5 kg da un giorno all'altro. Sinceramente non so come sia possibile. Se qualcuno di voi sa spiegarmi questa cosa, me lo dica qua sotto nei commenti. Ovviamente io mi peso sempre nello stesso momento della giornata. Grazie ad Alessio che ci ha diciamo omaggiato di questo nuovo test FTP, sì, molto beh, carino. Farina del nostro sacco, diciamo. Ringraziamo sempre questo piccolo canale che è GCN Italia, che vi invitiamo a seguire perché ha attualmente pochi follower, però sì, è quello che Giorgio Brambilla insomma propone come test FTP. Vabbè, che poi ovviamente non è che si è inventato lui, sì, questa cosa dei coefficienti credo che sia cosa farina del suo sacco.
se ci risponderà nei commenti, buon Giorgione ce lo spiegherà. Credo che sia una sua escamotage per, ecco. Sì. Comunque, se volete provare un test alternativo, fatelo, poi scrivetemi nei commenti com'è andata e se secondo voi i valori che sono usciti sono veritieri oppure no. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Quanto hai fatto, Cla? Yeah. Per 12 minuti? 412. Per 12 minuti? Un minuto? 743. Che gamba! E mi avete staccato pure. Ma noi abbiamo fatto 10 minuti e mezzo. C'ho paura di venire appresso. Bravo, là. Io fa 12 io. Pit Viper. Yeah.